Gemma oggi è una donna adulta, perché a 55 anni sono una donna adulta, madre di 3 figli, grazie, e imprenditrice. Quindi la donna di oggi è una donna imprenditrice realizzata che gestisce 2 aziende, anzi 3, perché la prima azienda che gestisco è l'azienda chiamata Famiglia, che tante donne gestiscono. Quindi poi queste 2 aziende la Point in Service Interim, che si occupa di ricerca, selezione e somministrazione di personale, e la Point One, che si occupa di formazione di personale. Buongiorno a tutti e benvenuti sulla 4. Oggi vogliamo raccontarvi una storia personale che può essere una vera e propria fonte di ispirazione per aiutarci ad affrontare questo difficile momento della pandemia che tutti quanti stiamo vivendo. È una storia che parla di resilienza, cioè quella capacità che ci permette di affrontare le difficoltà e anzi trarne l'energia per magari riuscire a raggiungere i nostri obiettivi e arrivare dove vogliamo. Lo facciamo insieme ad una bellissima donna, una mamma, un'imprenditrice, Gemma De Filippis. Ciao Gemma, buongiorno. Ciao Tania, grazie a te. Buongiorno. Posso dire benvenuta perché siamo noi che siamo a casa tua. Un onore per me ospitarvi. E allora, da dove vogliamo iniziare? Iniziamo magari proprio da questo, da che cosa è Gemma De Filippis oggi, e poi capiremo anche come ci sei arrivata e quali sono state magari le difficoltà che hai dovuto affrontare. Quanto tempo abbiamo? Insomma, un pochino l'abbiamo, per cui puoi naturalmente metterti a tuo agio e provare a raccontarci, ad aprirti con noi. Allora, chi è Gemma oggi? Gemma oggi è una donna adulta, perché a 55 anni sono una donna adulta, madre di 3 figli, grazie, e imprenditrice. Quindi la donna di oggi è una donna imprenditrice realizzata che gestisce 2 aziende, anzi 3, perché la prima azienda che gestisco è l'azienda chiamata Famiglia, che tante donne gestiscono. Quindi poi queste 2 aziende, la Point Service Interim, che si occupa di ricerca, selezione e somministrazione di personale, e la Point One, che si occupa di formazione di personale. Anzi, aggiungo, nella prima ci occupiamo anche di permanent. Proprio durante il lockdown, quando tutti ci siamo spaventati di che cosa potesse accadere, che sembrava quasi che stesse finendo tutto il mondo imprenditoriale, la vita stessa, no? Perché lo stress, la paura è stata veramente tanta per tutti, poi siamo stati bloccati dall'oggi all'indomani. Io non mi sono fermata come mia caratteristica, ho detto cosa posso fare in questo momento di fermo, e mi sono reinventata anche nell'azienda, ho inserito il permanent, ci siamo strutturati, abbiamo studiato, ci siamo formati e abbiamo inserito la scuola di formazione, è nata proprio durante il lockdown. Bello, ma questo è Gemma oggi. Che cosa ti ha portato fino a qua? Quanto è stato difficile il percorso che ti porta a una storia di successo attuale? Tu hai parlato di resilienza, io aggiungerei antifragile. Nel senso che io sono una donna fragile, ma che non si rompe, quindi direi antifragile proprio per questo. Ho avuto tanti momenti bui, tante cadute, tanti crolli, ma la differenza la fa proprio come ci alziamo e come reagiamo a quei momenti in cui si cade, a quei momenti in cui si crolla. Quindi da dove vuoi che inizio? Dall'infanzia? Dimmi te. No, allora, per esempio io so che hai avuto delle storie d'amore difficili. Difficile, sei una eufemismo. Mamma, ma non sei più una moglie. Che cosa è successo? Allora, sono una donna perseverante anche in questo. Perché perseverante anche in questo? Alcuni direbbero diabolica, perché ho avuto 3 storie importanti, quindi ci credo tuttora e ho insistito per 3 volte. Quindi un primo marito, dal quale mi sono separata, mi sono sposata giovane, mi sono separata altrettanto giovane, quando mio figlio aveva poco meno di 1 anno. Il primo figlio si chiama Luigi. Poi mi sono riaccoppiata dopo 5 anni con un'altra persona al quale è nato un altro figlio e poi un'altra storia dal quale ho avuto un altro figlio ancora. Detto così, sembra una cosa molto semplice, ma sono state 3 storie importanti, 3 storie che mi hanno creato tanta sofferenza, 3 storie dove ho dato tutta me stessa, non avrei fatto 3 figli con 3 uomini diversi se non ci avessi creduto, e 3 storie che hanno segnato 3 capitoli diversi della mia storia, anche come imprenditrice. Da dove hai preso la forza e il coraggio di riprovare e di ributtarti
in un'altra storia, di rinnamorarti e di rifare un figlio, perché tante persone vengono paralizzate quando Certo. qualche cosa va male, invece che riprovarci, preferiscono fermarsi. Vero, vero anche questo. È proprio la forza interiore che ho io e soprattutto il credo. Io credo nell'amore. Io sono innamorata dell'amore. Credo nella famiglia del mulino bianco, anche se oggi so che non esiste perché tutte le storie d'amore poi vivono anche di compromessi piuttosto che di dolori. L'amore è anche dolore, anche sofferenza. E quindi credendoci così tanto, il mio sogno sin da bambina è stato quello sì di diventare una donna imprenditrice, ma di avere l'uomo per la vita. E poi non sono stata così fortunata, ovviamente, pur avendocela messa tutta, pur avendo oggi un ottimo rapporto con i padri, perché io sono fermamente convinta che cessa il rapporto moglie e marito, ma se si hanno di figli si continua ad essere genitori a vita. Quindi sono legata a questi tre uomini per la vita, perché ho dei figli con loro. E credo tuttora, cioè, sono ancora giovane, chissà. Certo, perché no? E come hai fatto a conciliare la tua vita di mamma, i tuoi impegni di mamma con il tuo lavoro e i tuoi obiettivi lavorativi? Perché non ti sei mai fermata. No, mai. Mai e mi sono ricostruita tante volte, tre volte sicuramente. Come concilio? Con tanta forza di volontà, sempre lì, con la perseveranza, con l'obiettivo ben chiaro in mente. Io sono una testarda, se mi metto in testa che voglio una cosa, non c'è crisi, non c'è abbattimento, non c'è dolore fisico, non c'è stanchezza, nulla mi ferma. Ho sempre desiderato nella mia vita, ecco, io sono una donna che non ho mai invidiato le donne più belle, o più ricche o che avevano più capacità, ma mi sono sempre soffermata a pensare perché quella persona ha raggiunto quel determinato obiettivo, come ho fatto, perché veste meglio di me, perché ha più soldi di me, perché è circondata da tante persone che le vogliono bene più di me. E quindi ho sempre cercato di emulare e di capire dove fosse il di più che facevano gli altri e io di conseguenza facevo altrettanto, o cercavo, magari facevo anche meglio poi alla fine. Quella che io chiamo l'invidia positiva, diciamo così, Brava. non Per me era uno quella stimolo, è uno stimolo. distruttiva. No, no, io non so che cosa sia l'invidia. Per me è l'ammirazione. Ecco, io vedo te, sei una bellissima donna, non potrò mai essere alta Grazie. come te perché sono bassa, però ammiro la tua classe, la tua eleganza e sicuramente in questo momento sto cercando di capire, ad esempio, come avere quella tua bellissima postura, perché io non ce l'ho, io sono un po' goffa. Quindi cerco Ognuno sempre è di... bella a modo È suo. vero. Cerco sempre di trarre il meglio da qualsiasi situazione mi capita. E poi, ecco, se credo in una cosa che devo ottenere, io non smetto mai di crederci e mi organizzo affinché ciò avvenga. Ed è quello che hai fatto nel tuo lavoro. Da dove sei partita? Qual è stato il tuo primo lavoro? E poi quali sono gli obiettivi che man mano ti sei prefissata? Il mio primo lavoro è stato fare la pasticcera a 13 anni, facevo la pasticcera sabato e la domenica notte con questa bicicletta andavo presso questo locale e iniziavo alle 4 di mattina e finivo alle 2 di pomeriggio a 13 anni, Beh, una studiavo, scuola di vita brava. pazzesca Però è però. importante che io lo dica perché tante persone mi vedono e dicono tu sei fortunata. No, la fortuna io dico è di chi se la cerca. Io ho fatto i lavori più umili, più difficili, ho fatto lavori anche per altri denigranti dove magari uno si sente anche umiliato a farli, ma io l'ho fatti, ho fatto tutto. Pur di riuscire nella vita, pur di pagarmi gli studi, pur di avere qualcosuccia da parte quando devo uscire la domenica per non essere da meno rispetto ai miei amici, anche se uscivo poco perché io avevo un padre, oh, è in vita, Dio ringraziando. Un padre padrone, una madre molto dura e quindi non c'era molto concesso di uscire. Però ho sempre cercato di lavorare per avere qualcosina per conto mio. Secondo lavoro è stato la pizzaiola mentre facevo gli studi di ragioneria, poi ho fatto la barista, poi ho fatto finalmente la segretaria appena diplomata. Questo imprenditore dove io lavoravo come segretaria dopo 3 mesi decide di vendere e io ho il panico perché dico adesso cosa faccio, dove vado, a chi chiedo lavoro, parliamo di 30 anni fa quasi, anzi no, 30 anni fa. Ho fatto valere il mio diritto di prelazione, fresca di ragioneria, il diritto lo amavo, è una materia che io adoro tuttora. E quindi lui mi ha detto, ma tu non puoi pagare questa agenzia, costa troppo. Agenzia automobilistica, pratiche auto e autoscuola. Io non avevo neanche la patente. Beh, ho fatto valere il diritto di prelazione perché ho detto, devi proporlo prima a me. Dice, ma tu non puoi pagarla. Ho capito, ma quanto può questa agenzia dare affinché io possa pagarla? Dice, guarda, tranquillamente tu arriverai, all'epoca era nell'84, 3 milioni al mese li prendi, considera, io mi accontenterò anche di 1,5 milioni di cambiale. Benissimo, le ho detto, tu ti faccio le cambiali. Quella fu la mia prima impresa. Diventai padrona di Complimenti. un'autoscuola, io non avevo la patente.
Beh, questa è una bellissima storia, complimenti. Lì hai usato e sei stata ripagata. Sono stata ripagata, è stato molto duro, molto difficile, ovviamente avevo 19 anni. A 19 anni le ragazze pensano a farsi portare in giro dal fidanzato con una bella macchina, una bella moto. Quella è stata la mia prima esperienza. Da lì poi, dopo un po' di anni, mi si offrì l'opportunità di fare formazione ai venditori di assicurazione. Io li chiamo i venditori di parole, i venditori di parole, appunto. Ed è un mestiere difficilissimo perché tu devi rendere tangibile una cosa che non lo è. Quindi far sentire il bisogno ad una persona di una polizza vita e gliela devi rendere tangibile non è così scontato. Quella è stata la mia prima esperienza come formatrice, bellissima, che ho fatto per un bel po' di anni. E poi arriviamo alla Svizzera. Come sei arrivata in Svizzera 7 anni fa e come hai ricostruito anche qui la tua carriera professionale? Alla Svizzera ci arrivo dopo, vabbè. Per arrivare in Svizzera ero passata attraverso altre due esperienze di impresa diversa nel mondo del marketing e della comunicazione e quindi nel frattempo ho cambiato partner perché ogni volta che ho cambiato il mio compagno di vita è cambiata la mia realtà professionale perché quando mi lasciavo avevo dei crolli e quindi andavo nell'abisso più totale. E poi mi rifacevo, quindi per quello dico non è importante come cadi ma come ti rialzi perché tanti si fermano a piangere sul fatto ho perso tutto. Non potrò più rifarmi, che cosa sarà della mia vita? Io sono, prima di arrivare qua in Svizzera, anni prima, ero caduta in una povertà totale con due bambini piccoli. Non avevamo neanche da comprarci il latte per i bambini, non avevo neanche quello. Noi vivevamo di elemosina di pochi amici che avevo per scappare da una situazione difficile di vita. Ed ero un'imprenditrice, avevo le agenzie all'epoca, no? Quindi rinuncio a tutto, perdo tutto, chiunque si sarebbe o suicidato, ne sentiamo tanti. Oppure si sarebbe data la droga o la prostituzione. Io ho detto non è tutto ciò. Ho fatto tre lavori insieme e lì torniamo ai lavori umili di cui parlavo prima. Ho lavorato in una ricevitoria, ho fatto le pulizie e ho fatto Herbalife. Sono arrivata in Italia perché con il mio compagno abbiamo valutato In 7 anni Svizzera. fa, in Svizzera, scusami, che la vita a Roma era diventata troppo complicata ed era troppo pericolosa. Ci avevano scippato contemporaneamente, nello stesso anno, tutti e due. L'orologio, tutti e due con l'arma, e quindi siamo spaventati e volevamo una vita più tranquilla per i nostri figli, che erano diventati tre nel frattempo. Quindi venimmo qui, iniziai come albergatrice, io misi su una struttura B&B, lo Splendor Suite che esiste tuttora, e lui invece continuava nel mondo dell'interinale in Italia, che tuttora lui ha questa attività. Volevo fare qualcosa che mi rendesse. Che mi rendesse, che facesse vedere me il lato umano, ecco. Volevo fare qualcosa anche per gli altri, che mi facesse guadagnare perché non sono ipocrita, devo Ovvio. guadagnare, ma un lavoro che mi desse la possibilità di aiutare anche gli altri, tante altre gemme che come me avevano bisogno di trovare lavoro, che io ho avuto la forza di trovarlo da sola, ma non è così scontato per tutti. E Certo. si offrì l'opportunità di questa agenzia Point Service Interim. Che veniva venduta dall'ex titolare all'epoca nel 2016, quindi comprai questa azienda che già esisteva, ma era un'azienda a conduzione familiare, avevano pochissimi collaboratori esterni, era condotta da moglie, marito, sorella e cugino, e c'erano due dipendenti, fatturava pochissimo, l'ho rilevato, ho detto ne posso fare qualcosa. E ad oggi siamo qui con 15 collaboratori interni, circa 700 esterni. Sono un po' dislessica, il Covid mi ha lasciato ancora questo problema. Sei bravissima. E stiamo crescendo, aiutiamo ogni giorno persone a trovare il proprio lavoro, aiutiamo ogni giorno nuove aziende ad avere il collaboratore ideale. Certo, non siamo infallibili. Io dico sempre, non ho la bacchetta magica, ma ci mettiamo tutta la passione del mondo perché io so che cosa vuol dire aver bisogno di un lavoro. Oggi in questo racconto ho un po' sminuito quella della mia vicenda, ma è stata una vicenda molto tragica. E se ce l'ho fatta io che sono una donna e che avevo due figli piccoli e ce l'ho fatta oggi ad essere qui, voglio dire quante persone ce la possono fare, basta che vogliono, basta che credono, basta che si organizzano. Qual è il momento più difficile della tua vita Di che hai questa o di quella passato? passata? Di tutta. Il momento più difficile è stato quando avevo questi due bambini piccoli e io mi ricordo un sabato in particolare, eravamo usciti a fare una passeggiata e il più piccolo mi chiese l'ovetto Kinder e io non glielo ho potuto comprare. Questo è stato il più. Un momento difficile, lo credo, per una mamma deve essere una cosa terribile. E che cosa ti senti di dire in questo momento, magari a chi sta passando un momento proprio come quello che hai vissuto tu? Che ce la si può fare.
ce l'ho fatta io, sono, ripeto, una donna, ho fatto fatica a farmi accettare. Adesso invece ho tanti clienti che mi stimano, che mi vogliono bene, con i quali ho instaurato un rapporto bellissimo di fiducia, ci sosteniamo a vicenda, io parlo di loro, loro parlano di me, quindi è una sinergia continua. Ecco, io amo creare sinergie, io amo creare connessioni fra le aziende, perché son convinta che ogni azienda può dare qualcosa a qualcun altro. E questo cerco di farlo con l'associazione, cerco di farlo con il mio lavoro. Il consiglio che io do è di non abbattersi, perché quella deve essere l'ultima spiaggia, abbattersi. Veramente quando uno, Non quando c'è la vita è proprio più finita, bisogna speranza, abbattersi. Ma esatto. finché c'è vita c'è speranza, non sono frasi Giusto. tanto per dire, è realtà. No, perché se si sono vissute determinate difficoltà si conosce il valore vero di queste frasi. No, ma poi è una cosa, Tania, io mi sono sempre detta, mi ricordo ancora oggi, quando nei momenti bui come di quel sabato in cui mio figlio mi chiese l'ovetto, non glielo potetti comprare, e parliamo di 500 lire, mi sembra che erano all'epoca, io dicevo ai miei figlioli, mamma si riprenderà, mamma vi ridarà tutto quello a cui eravate abituati, io vi ridarò il benessere, la tranquillità, la serenità, ce l'ho fatta. Ma dentro la mia testa non dicevo, Dio, come farò domani, non ci pensavo. Io sapevo che ce la facevo, E ce ce l'avrei l'avresti fatta. fatta. Bene, E quindi, eccomi. grazie per esserti aperta con noi. È Stato un stata piacere. una bellissima storia. Naturalmente, i tempi non ci permettono di approfondirla ulteriormente in questo momento, ma speriamo magari di poterti venire presto a ritrovare o magari Volentieri. potresti venire a trovarci tu. Volentieri. Grazie a te. Non è facile raccontarsi così e perdonatevi qualche cosa magari che posso aver detto con È termini stato molto sbagliati. bello. Però ho parlato con il cuore, ecco. E so che io spesso dico a chi magari viene a parlare con me in questa azienda, do dei consigli, delle pillole di saggezza, che non sono pillole di saggezza, vengono dalla mia vita. Io scrivo tanti piccoli articoli su LinkedIn, ma sono tutte cose che vengono dalla mia vita, sono tutti consigli di una persona che le ha vissute, non le ha trovate di qua e di là. Le ho vissute sulla mia pelle, quindi mi piace essere di ispirazione, mi piace poter far capire agli altri che ce la puoi fare. Grazie Gemma, facciamo Grazie un saluto ai nostri spettatori. a te. Buonasera a tutti e grazie per ascoltarci e per seguirci. Grazie, arrivederci al prossimo appuntamento sulla 4.